Buongiorno da Non Solo Anima TV, siamo in compagnia di Gabriella Giubilaro, fondatrice e direttrice del Centro Iyengar Yoga di Firenze. Può descriverci in cosa consiste lo Iyengar Yoga, quali sono le sue origini e infine come può una persona avvicinarsi a questa disciplina? La Iyengar Yoga si inserisce nella tradizione dell'Hatha Yoga e più precisamente si inserisce nella tradizione di Patanjali, del Yoga Sutra di Patanjali, per cui viene considerato lo yoga classico. Iyengar ha avuto un guru, un insegnante, che era Krishnamacharya, e per cui la Iyengar Yoga è nella tradizione dello yoga classico. Si differenzia, se vogliamo dire, dagli altri tipi di yoga perché Iyengar ha fatto un grosso lavoro su se stesso, sulle posizioni, sull'effetto delle posizioni anche a livello degli organi, a livello dei sensi di percezione, a livello della mente, e ha insegnato a noi come, non solo come praticare, ma anche come insegnare e aver rispetto per le persone a secondo le loro condizioni. Il tema per l'edizione di Milano Yoga Festival di quest'anno è Yoga e Futuro. In che modo lo yoga, e in particolare lo Iyengar Yoga, può condurci, può dare un'impronta al nostro futuro? Allora, come lo Iyengar Yoga si inserisce nella tradizione? La tradizione significa anche il futuro, perché essere collegati al passato significa anche essere collegati al futuro. E secondo me queste due cose vanno insieme, non si possono separare. È proprio l'evoluzione che ha avuto Iyengar rispetto al passato, il suo studio approfondito, è questo quello che ci porta al futuro. Lui ha dato un contributo grandissimo e ci ha insegnato, ci ha dato la capacità di aiutare le persone, e quindi come a vivere, come a migliorare la qualità della vita a chi pratica e come quindi andare nel futuro. Quale messaggio, secondo lei, occorre dare alle nuove generazioni? È difficile per le nuove generazioni questo mondo, perché questo mondo sembra molto bello perché ci sono tantissime opportunità, tantissime cose che si possono imparare, però è un mondo che ha la tendenza che è portato alla superficialità. Quindi per me la cosa più importante per i giovani di oggi: fate le vostre scelte, scegliete qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa che scegliete metteteci il cuore e andate in profondità. Grazie Gabriella.